Questo destino io lo meritavo, ma non ancora. Dishonored ha permesso agli Arcane di inserirsi a forza nella lista degli sviluppatori da tenere d'occhio. Dai grandi voti vengono però grandi responsabilità e soprattutto grandi aspettative. Quindi ora i ragazzi del team francese si ritrovano nella delicata situazione di coloro che balzano gli onori della cronaca e si ritrovano a dover mantenere la posizione guadagnata a forza di prodotti di alta qualità. Con tutti gli occhi puntati su di loro, questi sviluppatori hanno un bel da fare per riuscire a superarsi con il prossimo progetto, ma nel frattempo non hanno dimenticato la loro opera migliore, dedicandosi allo sviluppo di varie DLC. L'ultimo arrivato è il Pugnale di Doomwall, un'interessante espansione che vede protagonista non più Corvo, bensì Daud, l'assassino dell'imperatrice visto nel gioco originale. Si tratta indubbiamente di un cambio di prospettive coraggioso e ricco di potenzialità, come l'avranno affrontato gli Arcane. Avevo già ucciso dei nobili. Potrebbe navigarci una baleniera su tutto il sangue blu che ho versato. Ma un altro nobile, non meno corrotto, segue sempre il precedente. Perché un'imperatrice avrebbe dovuto essere differente? La partenza del pugnale di Doomwall è molto suggestiva, anche se scriptata. Si inizia nei panni di Daud, osservando l'inizio di Dishonored dal suo punto di vista. Ci si ritrova in seguito catapultati in avanti di 6 mesi, in una Doomwall già mutata per le azioni di Corvo, dove il nuovo protagonista viene contattato direttamente dall'esterno. L'entità rivela a Daud che la fine della sua storia sta per giungere e che sta a lui decidere come concluderla, ma che prima della conclusione gli resta un singolo mistero da risolvere, un mistero legato al nome Delilah. La trama in verità non è particolarmente ben fatta e lo stesso Daud è caratterizzato in modo piuttosto piatto. L'eroe di questa storia è a tutti gli effetti l'incarnazione perfetta dell'assassino, neutrale, apparentemente privo di emozioni ed esclusivamente interessato agli affari suoi e dei suoi confratelli. Il tormento emotivo dovuto all'assassinio dell'imperatrice non viene minimamente accentuato dalla sua voce monotona e appare come un semplice espediente per giustificare un approccio pacifista alle missioni. Il fatto che fosse più facile legarsi a Corvo nonostante rimanesse in silenzio per il 90% della campagna lascia intuire quanto poco sia stato fatto per creare un antieroe dal carattere forte. Voglio sapere come quei bastardi sono riusciti a trovarci. Se quanto a personalità non ci siamo, tuttavia, non si può dire che gli Arcane non si siano impegnati per diversificare lo schema di controllo del leader degli assassini da quello di Corvo. Le basi sono le stesse e Daud può sporgersi dagli angoli, muoversi silenziosamente, scalare pareti e teletrasportarsi qua e là usando i doni dell'esterno. Eppure il nostro ha qualche trucco unico su cui fare affidamento. Innanzitutto il teleport in questo DLC ferma il tempo quando lo si attiva senza muoversi, una caratteristica notevole che permette di calcolare al meglio le situazioni durante una fuga o un combattimento e di facilitare di molto il raggiungimento di zone sopraelevate o lontane dopo un salto. Daud inoltre non ha a disposizione la comodissima possessione, né i ratti evocabili di Corvo, sostituiti dalla possibilità di chiamare in aiuto uno dei suoi compagni assassini. I nuovi trucchetti sono seguiti a ruota da una manciata di sfiziosissimi gadget originali, tra cui mine elettriche in grado di carbonizzare all'istante un nemico, frecce esplosive e della polvere soffocante, acquistabili prima di ogni missione insieme a potenziamenti delle armi e ad obiettivi extra. Il feeling del gioco, una volta preso il pad in mano, non cambia molto rispetto alla campagna originale, ma le novità riescono comunque a rendere l'esperienza discretamente unica e portano ad approcciare le situazioni in modo leggermente più calcolato rispetto a quanto si faceva con Corvo. Gli Arcane hanno deciso di cambiare un po' le carte in tavola anche per quanto riguarda la struttura dei livelli. Le missioni del pugnale di Doomwall sono sempre strutturate attorno a uno specifico assassino o neutralizzazione, attorno a cui ruotano obiettivi multipli facoltativi o necessari e conseguenziali. Il numero di guardie e nemici vari presenti nelle locazioni è però aumentato in modo sensibile, rendendo la difficoltà dei compiti di Daud simile se non superiore a quelle delle ultime fasi della campagna di Dishonored. Certo, il protagonista è ancora una macchina da guerra su gambe, che può facilmente fare una strage dei nemici usando i suoi poteri a dovere, ma, come sa chi ha apprezzato fino in fondo il lavoro di Arcane, le soddisfazioni maggiori si ottengono superando i livelli senza lasciare cadaveri per strada e muovendosi come un fantasma. Vista la complessità delle mappe, il numero di opzioni di completamento è sempre notevole e la massa di guardie negli edifici e nelle strade dovrebbe soddisfare gli amanti delle sfide alla difficoltà massima. La durata del pugnale di Doomwall è estremamente relativa. Le missioni primarie sono solo 3 e si svolgono in locazioni molto estese, dove si sprecano rune e amuleti d'osso nascosti nei pertugi della città. Un perfezionista potrebbe metterci ben più di 5 ore a trovare tutto completando i livelli nel modo più silenzioso possibile, mentre un giocatore amante dell'approccio violento avrà modo di finire il DLC anche in un paio d'ore. Tutto dipende dal vostro stile di gioco.
Il pugnale di Dumul è un DLC di ottima fattura, un More of the Same di qualità che offre un personaggio dallo schema di controllo leggermente modificato rispetto a quello di Corvo, e nuove missioni complesse e ben congegnate da affrontare. Se avete amato il gioco base, apprezzerete sicuramente anche le scorribande di Daud. Resta ora solo da vedere se gli Arcane sapranno bistare nella prossima espansione dedicata al misterioso assassino. Sai fare il tuo lavoro, ammetto.